stato verificato che ambedue le coppie, la differenza a meno di 200 gradi è minore uguale o di 60 cc o di 2 primi centesimali, possiamo proseguire, possiamo registrare i numeri. Questa verifica l'abbiamo già fatta per tutti e due. Chiaramente l'angolo giusto non è il primo, 0,5, ma qui dovete scrivere, dovete scrivere. Sul quaderno di campagna risulterà 259,6025. Adesso ricaviamo finalmente il VA di PC ottenuto dalla media tra diritti della correlata, come si effettua il calcolo dei singoli angoli. Quindi VA si effettua così, uguale linea. Il secondo angolo, il coniugato VA secondo, meno 300 gradi, più VA primo, diviso 2, uguale. Mettetevi i numeri, ma li metto io, non voglio fare il calcolo, è VA secondo è 259 gon, virgola 60, 25, è ovvio, meno 200 gon, più la diritta era 59 gon, virgola 60, 75, diviso 2, uguale, e viene 59 gon, 60, 50. Va bene? Idem per l'altro, via VC, uguale. Allora abbiamo VC secondo, meno 200 gol, più VC primo, vettore di V, diviso 2. Uguale, uguale, andiamo a capo qui, niente, e chiamo i numeri. Allora, quello è 336 con virgola 8070 meno 200 con più il primo che è 136 virgola 80-20. Cioè, 136 80-20 diviso 2, guarda, infatti sto calcolo, lo mettiamo sopra, 136 80-45, si vede, sì? Sì, sì. 80-45. E abbiamo ricavato BC, vedete, è la media delle due vetture, a meno della rotazione di 200 gradi. L'angolo ABC, ABC, sarà uguale a BC meno BA. Uguale, sostituite i numeri, che sono 136, no, virgola, 80-45 meno 59-60-50 uguale 77-19-95 Questa è tutta la procedura per determinare l'angolo al vertice con la regola di Bessel.